Sono ormai entrate nel vivo le elezioni amministrative a Maddaloni. Tanti candidati in corsa, sicuramente tra i più attesi c'è Andrea De Filippo con la sua Maddaloni nel cuore, che la settimana scorsa si è presentato alla città rilanciando il progetto che già 4 anni fa è sceso in campo alle elezioni amministrative. Che città trova dopo 4 anni De Filippo? Beh, non De Filippo trova una città, è la città che vive se stessa in maniera sicuramente più drammatica e difficile di quanto non fosse 4 anni fa, perché a tutte le emergenze della nostra comunità, quella relativa alla pulizia, all'ambiente, quelle relative alla pulizia, all'ambiente, alla vivibilità in genere, alla difficoltà dei conti finanziari, alla difficoltà della realizzazione di opere pubbliche che ormai sono attese da decenni, aggiunge anche un'ulteriore emergenza che è quella, diciamo, etica, morale, che non è tanto e solo determinata dagli esiti infausti con cui si è conclusa la precedente consiliatura, ma che è determinata anche e soprattutto da un senso di profonda sfiducia dei maddalonesi nei confronti della politica e della rappresentazione che la politica dà di se stessa, una rappresentazione fatta molto spesso di mediocrità, di una concezione di legalità insita nel modo di fare la politica, che ritiene le regole dei lacciuoli insopportabili, perché in un malinteso senso di primato della politica si ritiene che questa possa fare tutto, senza il rispetto delle norme, senza il rispetto dei vincoli, senza il rispetto di quelle regole di trasparenza che sono la premessa necessaria non solo per riacquistare credibilità, ma soprattutto per restituire efficienza all'azione amministrativa. Nell'esordio della conferenza stampa di sabato scorso le ha detto che Maddaloni nel cuore parte senza padrini, senza padroni e senza partiti. Che cosa significa? Beh, significa quello che ho detto e quello che è facilmente desumibile sia da quella che è stata la nostra esperienza di 4 anni fa, sia che da quello che è il quadro complessivo che oggi si presenta ai maddalonesi. Noi non siamo alla ricerca di sponsorizzazioni da parte di personaggi più o meno illustri. Noi siamo convinti, come lo eravamo 4 anni fa, e il tempo ci ha purtroppo drammaticamente dato ragione, che questa città si salva solo se punta sulle proprie forze, cioè se i maddalonesi sapranno ricostruire un tessuto connettivo che li veda protagonisti di una azione di rinascita e che non riguarda solo la politica. La politica e l'amministrazione comunale possono avere un ruolo decisivo, fondamentale, perché debbono rappresentare il volano, il punto di riferimento di una ripresa della città. Ma la ripresa della città è legata soprattutto alla ripresa di un'azione concertata tra tutte le realtà vive che facciano sì che Maddaloni ritorni ad essere punto di riferimento nei vari campi, in quelli del volontariato, in quelli dell'associazionismo, in quello della politica, in quello della buona amministrazione, e che tutto questo può avvenire se i maddalonesi riscoprono l'orgoglio di sentirsi parte di una comunità della quale vantarsi di essere parte. Noi abbiamo verificato in questi anni lunghi di opacità amministrativa, di incapacità amministrativa a risolvere i problemi e ad andare incontro ai bisogni della gente, abbiamo verificato che di aiuti esterni, nonostante le tanto decantate filiere istituzionali, ce ne sono stati ben pochi. Gli aiuti vengono laddove l'amministrazione si caratterizza per capacità, per precisione, per puntualità nelle risposte ai bisogni della gente e nel saper cogliere le opportunità fornendo risposte che siano incisive e inappuntabili dal punto di vista della costruzione del percorso amministrativo. Rispetto a questo, sì, in quel caso c'è
bisogno di rapporti istituzionali sovracomunali, ma che siano trasparenti e non legati alla logica dell'amico 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 del giaguaro. È per questo che noi siamo senza partiti, perché riteniamo che i partiti oggi nella nostra comunità siano solo l'alibi per garantire o per coprire gli interessi di conventicole. Siamo senza padroni perché ci presentiamo per quello che siamo, senza riferimenti esterni, senza padrini perché non andiamo alla ricerca di rapporti o di sostegni da parte di poteri forti o occulti. Andiamo alla ricerca del sostegno e del rapporto con la gente comune, con quelli che ogni giorno vivono la difficoltà di svolgere la propria attività all'interno di una comunità nella quale anche i servizi essenziali stendono ad essere erogati con la dovuta efficienza e con il dovuto rispetto delle norme e delle regole. Dalla sinistra di Stravino alla destra di Vigliotta e di Lillo per un governo di salute pubblica. Ma io credo che nei momenti di difficoltà le appartenenze, le visioni politiche generali debbano fare un passo indietro e si debba puntare a mettere insieme le energie migliori che siano svincolate dalla logica delle appartenenze, perché la logica delle appartenenze è necessariamente, è di per sé stesso una logica che pone in secondo piano in molte circostanze gli interessi delle comunità locali rispetto a degli interessi di apparato. La nostra scommessa è quella di riuscire a mettere insieme un ceto di governo che sia fatto di esperienze e di competenze. Noi abbiamo bisogno, in un momento di straordinaria difficoltà in questa città, di recuperare la normalità dello quotidiano, e per fare questo non abbiamo necessità di scomodare ragionamenti sui massimi sistemi che possano mettere in discussione la unità o la unitarietà di un disegno politico. Noi abbiamo bisogno di mettere insieme competenze e capacità che servano a rimettere Maddaloni sulla traiettoria di una ordinarietà decorosa e che possano consentire, attraverso una dialettica sulle cose da fare, sui bisogni da affrontare, sulle soluzioni da praticare, di essere anche, sia capace anche di essere mallevatrice di un nuovo ceto dirigente che possa assumere l'impegno a governare Maddaloni nei prossimi decenni. Sappiamo bene di rappresentare una soluzione straordinaria che è però legata alla straordinarietà dei problemi che abbiamo di fronte e alla straordinarietà della inefficienza e dell'incapacità che gli apparati dei partiti hanno mostrato negli ultimi anni nella nostra comunità. Uno dei concetti più diffusi oggi nelle campagne elettorali, nella gestione delle amministrazioni, è quello del marketing territoriale. Oggi Maddaloni ha bisogno di una campagna forte di marketing territoriale per recuperare quelle due uscite in meno di un mese sul TG1 che l'hanno mostrata come la capitale del malaffare. Ma io credo che la risposta migliore possa e debba essere necessariamente quella del buon governo. Il buon governo fatto con umiltà ma con decisione, fatto di scelte che siano il più possibile scevre da condizionamenti, è la risposta migliore rispetto alle degenerazioni. Il buon governo non dà risultati in tempi brevi, ma nel medio-lungo periodo mette in condizione una comunità di poter recuperare i capisaldi della propria vita quotidiana. Risolvere i problemi della viabilità, risolvere il problema dei rifiuti, risolvere il problema della urbanizzazione primaria che ancora alcune nostre periferie richiedono, è indice di un buon governo che ha accoppiato al rispetto delle procedure amministrative, alla trasparenza e all'imparzialità dei comportamenti della pubblica amministrazione,
sono il biglietto da visita migliore per dire che si è invertita la tendenza. E questo è quello di cui noi abbiamo bisogno. Noi non possiamo promettere ai maddalonesi rose e fiori, perché sappiamo perfettamente che chiunque sarà chiamato a governare questa città nei prossimi anni dovrà affrontare delle sfide difficili che richiederanno di esplicitare moltissimi no e pochi sì. Ma sappiamo anche che se questo cammino sarà percorso con senso di responsabilità e con abnegazione, è destinato a dare dei risultati e che la impopolarità delle scelte che saremo chiamati a fare nell'immediato potrà produrre sicuramente reazioni, ma con la partecipazione e la comprensione della città non potrà che essere foriera di un futuro migliore di quello che viviamo oggi. Chi si attende o chi promette troppo in questa campagna elettorale o in malafede o non è consapevole della difficoltà dei problemi. La difficoltà dei problemi che ci sono di fronte è talmente rilevante che dobbiamo sottoporci ai cittadini con la consapevolezza che andremo a chiedere sacrifici, ma soprattutto andremo a chiedere la condivisione di un percorso che sarà fatto di grandi sacrifici, ma anche di grandi soddisfazioni, laddove riusciremo a rimettere in sesto le casse del comune, riusciremo a rimettere in sesto una macchina comunale demotivata e per molti aspetti organizzativi inefficiente, riusciremo a rimettere in piedi una capacità di interlocuzione con i livelli sovracomunali che dovranno individuare nella nostra città una città governata con il buon senso del padre di famiglia, ma anche con il rigore di chi sa che solo attraverso il rispetto delle regole è possibile ottenere benefici che vadano nella direzione di tutti coloro che sono i fruitori dei servizi e che in questo caso sono i singoli cittadini maddalonesi. Il primo atto di De Filippo sindaco? Ma il primo atto credo che non possa che essere mettere mano alla macchina comunale. Mettere mano alla macchina comunale ripristinando il rispetto delle regole, rimotivando i tanti collaboratori che hanno voglia di lavorare, isolando le eventuali sacche di parassitismi e di opacità e soprattutto facendo comprendere a quelli che sono oggi i riferimenti della struttura burocratica del comune che essere dipendenti del comune oggi deve essere motivo di orgoglio e di impegno, perché si è non solo dipendenti pubblici di un ente pubblico, ma si è soprattutto portatori di una missione, quello cioè di restituire fiducia ai maddalonesi. Vede, quando noi guardiamo alla TV le gare di Formula 1, rimaniamo molto spesso stupiti dalla capacità che hanno i team di fare i pit stop, cioè le soste, in tempi rapidissimi. Perché notiamo che quando i bolidi di Formula 1 si fermano ai box in decimi di secondo, neanche in secondo ma in decimi di secondo, vengono sostituite le ruote, vengono fatti i rifornimenti. Bene, quella è l'immagine che mi piace richiamare. Si può avere la macchina più veloce del mondo e noi purtroppo non abbiamo neanche quella, ma se non hai una squadra, un team di persone, di professionisti che siano in grado di poterla accudire e sostenere nei momenti in cui ce n'è bisogno, non vai da nessuna parte. Grazie ad Andrea De Filippo e al prossimo appuntamento. Grazie a voi.